Si allontana dalla comunità, arrestata dai carabinieri di Caltanissetta. La processione di San Michele, massiccia partecipazione dei nisseni. Nissa Rugby, campionato al via il 9 ottobre, ma senza campo. Una donna di 36 anni originaria della provincia messinese è stata arrestata dai carabinieri di Caltanissetta e condotta nel carcere di Messina dopo essersi allontanata dalla struttura di recupero per tossicodipendenti del capoluogo nisseno in cui era ospite. Ma non è questo il suo unico guaio, visto che attualmente è imputata davanti al tribunale di Patti con le accuse di avere maltrattato i genitori ed avere estorto loro del denaro. Una vicenda di profondo disagio quella che emerge dalle carte processuali. Secondo l'accusa, la 36enne negli ultimi 2 anni aveva avuto un atteggiamento di disprezzo quasi totale verso i genitori, i quali soffrono di alcune patologie. Più volte l'imputata, sempre secondo l'accusa, ha chiesto loro del denaro per acquistare gli stupefacenti e sarebbe arrivata ad aggredirli in caso di rifiuto. Una vicenda che, stando ai capi di imputazione, va avanti da oltre 2 anni. Recentemente la giovane era entrata in una comunità di recupero nissena, ma lo scorso 20 settembre si era allontanata interrompendo il programma di riabilitazione. E da allora il Tribunale di Patti ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita, come detto, dai carabinieri di Caltanissetta. Una casa di riposo di Gela è stata chiusa dai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Ragusa in quanto avrebbe esercitato abusivamente la propria attività vista l'assenza dell'iscrizione nell'apposito albo comunale, oltre alla mancanza dell'autorizzazione all'apertura e della mancata registrazione della cucina per la preparazione dei pasti. Questo l'esito di un controllo che i militari dell'arma hanno eseguito nell'ambito dell'attività ribattezzata Estate Tranquilla 2022, nel corso della quale i carabinieri del NAS di Ragusa hanno effettuato 176 ispezioni in tutta la Sicilia, accertando irregolarità in 67 strutture, circa il 30% degli obiettivi controllati, a seguito delle quali sono stati segnalati alla magistratura e anche alle autorità sanitarie 62 operatori del settore e contestate oltre 140 sanzioni per un valore complessivo di oltre 132.414 euro. Nel corso dei controlli sono state sequestrate anche 199 tonnellate di alimenti non idonei al consumo, eseguiti provvedimenti di chiusura e sospensione imprese di 21 attività commerciali irregolari. L'attenzione del NAS si è orientata anche verso i servizi di continuità assistenziale, quali ad esempio le guardie mediche, eppure centri estetici, palestre, centri benessere e termali. E gridammo tutti, viva o principi San Michele Arcangelo. Con queste parole simbolo e molto toccanti gridate all'unisono dai portatori e devoti del santo patrono è iniziata la processione solenne, dopo la santa messa celebrata dal vicario generale Monsignor Onofrio Castelli. Una Caltanissetta vestita a festa, con tantissime persone che si sono riversate davanti la cattedrale e poi lungo il centro storico, aspettando il passaggio di San Michele nel classico giro tra Corso Umberto, Santa Lucia, Via Maddalena Calafato, con la sosta vicino Piazza Mercato per i consueti fuochi d'artificio, Corso Vittorio Emanuele e poi il rientro in cattedrale. Molto toccante la devozione dei portatori che a piedi nudi hanno portato il fercolo di San Michele con storie che si tramandano di generazione in generazione, di persone devote a San Michele che, come ogni anno, aspettano con grande fermento questo giorno. Adesso la data cerchiata sul calendario è quella dell'8 maggio, dove dalla cattedrale verrà portato per 2 settimane a San Michele. Queste date sono legate tradizionalmente alle 2 apparizioni del Santo Patrono avvenute l'8 maggio 490 e il 29 settembre 492. Dove si svolgono a maggio la ricorrenza dell'apparizione e il 29 settembre la festa patronale. La celebrazione cittadina prevede la sfilata di alcuni bambini vestiti come il santo, che precedono il fercolo seguita dai fedeli, anche loro a piedi nudi, che per grazia ricevuta esprimono la loro devozione. Caltanissetta ha festeggiato il suo patrono e si affida a lui per il suo futuro. Rappresenta un momento di festa, ecco, tra il cielo e la terra. Noi che siamo pellegrini su questa terra abbiamo bisogno
ecco, di essere orientati verso il cielo, e il nostro San Michele, ecco, con la sua bellezza, la sua giovinezza, con, ecco, le sue ali, ci invita a spiccare il volo, a riprendere quota, ecco, dopo questo periodo, ben 2 anni che non facciamo processione, e quindi siamo chiamati a prendere il volo sia come cittadini, soprattutto come cristiani, con i piedi per terra ma con il cuore sempre rivolto verso il cielo, contro le forze del male, da mettere sotto i piedi proprio per assaporare il paradiso. La devozione parte da piccolino, quando vedevo sfilare questa processione, il Santo Patrono di Caltanissetta, già l'idea era quella di essere un portatore di San Michele, e circa 10 anni fa sono riuscito in questa impresa, perché non è facile inserirsi in questi gruppi. È una cosa molto bella che si poi tramanda da padre in figlio, e quindi speriamo che poi anche i miei figli saranno dietro me con San Michele. Nissa Rugby al lavoro in vista dell'inizio della nuova stagione agonistica, ma con un solo neo. La rappresentativa nissena non può ancora utilizzare lo stadio Marco Tomaselli di Contrada Pian del Lago, visto che i lavori di posa del manto in erba sintetica non sono completati a causa dei disguidi legati al tracciamento delle linee di delimitazione. E per questo motivo la squadra sta utilizzando il campetto polivalente Michele Amari di via Portella della Ginestra. La squadra maschile esordirà il prossimo 9 ottobre nel campionato di Serie C sul campo del Ragusa, attesa anche per la formazione femminile che disputerà la Coppa Italia di rugby a 7. La squadra rosa della Nissa Rugby ha nel frattempo stipulato un accordo con il Ragusa, che milita nella Serie A di rugby a 15, e negli intenti della dirigenza nissena ciò dovrebbe permettere alle atlete di alzare il loro tasso tecnico e di esperienza. Naturalmente continua a tenere banco la questione Tomaselli, e la dirigenza della Nissa Rugby ha manifestato preoccupazione qualora i lavori non dovessero concludersi entro l'inizio del campionato, in quanto la squadra resterebbe senza campo da rugby. In ogni caso, i dirigenti nisseni auspicano che la situazione possa risolversi rapidamente per dare il via nel migliore dei modi alla stagione agonistica. Neppure il tempo di assaporare la gioia del primo successo della stagione, ottenuto sul campo del Cittanova in Calabria, e la San Cataldese si prepara nuovamente a affrontare un impegno di campionato, il terzo. Il calendario del girone I di Serie D propone per domenica 2 ottobre San Cataldese-Canicattì. Fischio d'inizio alle ore 15, un derby sentito ma caratterizzato da una lunga amicizia tra le due tifoserie, unite da un gemellaggio trentennale. Per i Verdi Amaranto il prossimo obiettivo si chiama adesso prima vittoria casalinga, e i presupposti ci sono tutti, perché la squadra allenata da Matteo Vullo sembra attraversare un ottimo momento dopo l'opaco esordio al Mazzola con il Sant'Agata. Così il capitano della San Cataldese, Salvatore Di Marco, sulla pagina Facebook Verdi Amaranto. Un derby, no, sarà una bella partita, penso che ci sia pure anche una bella cornice di pubblico. Noi cerchiamo di continuare a dare questi risultati positivi, fare la nostra partita e cercare di portare altri 3 punti a casa. Il quadro completo delle partite della terza giornata: Cireale Lamezia, Trapani Paternò, Licata Catania, Santa Maria Cilento Sant'Agata, Ragusa Locri, Real Aversa Cittanova, San Luca Mariglianese, San Cataldese Canicattì, Vibonese Castrovillari. Archiviato il pari in Coppa Italia con l'Akragas, la Nissa torna a respirare aria di campionato. Domenica la squadra biancoscudata sarà chiamata a giocare con la Parmonval per la quarta giornata del campionato di eccellenza Girone A. I nisseni, che finora non hanno mai vinto né realizzato un gol, racimolando appena un punto, scenderanno in campo ancora una volta per tentare la via del successo. Ma l'impresa non si preannuncia tra le più agevoli contro la Parmonval, che vanta 4 punti all'attivo, frutto di una vittoria e un pareggio. Il quadro completo delle partite della quarta giornata: Casteldaccia Akragas, Don Carlo Misilmeri Gela, Enna Cus Palermo, Leonfortese Mazzarese, Mazzara Profavara, Nissa Parmonval, Resuttana San Lorenzo Castellammare, Sciacca Oratorio Santi Ciro e Giorgio. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo, giornata di venerdì, quando una zona di bassa pressione
interesserà il Mediterraneo centrale, anche l'Italia, con rovesce temporali. Per un miglioramento dovremo attendere poi la giornata di sabato e domenica, quando tornerà più sole. Intanto possiamo notare queste correnti umide oceaniche che si tufferanno sul Mediterraneo, alimentando molta variabilità, tempo a tratti incerto con possibilità di piogge e rovesci. La grafica è emblematica, con qualche rovescio temporale sparso al nord, ma anche gran parte del centro-sud, la Campania meno esposto sul versante ionico, tra l'altro qui con clima estivo. Invece al nord clima decisamente più fresco, simile autunnale. I dettagli maggiori, gli approfondimenti li trovate sull'app di Trabimeteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, San Pio X, via Napoleone Colaianni. Servizio notturno, buonasera, via Edmondo De Amicis,